Buonasera a tutti, bentornati. Oggi siamo al 25° giorno del nostro lievito madre. Intanto, buona Pasqua passata. E oggi volevo farvi vedere una ricetta che io uso spesso per recuperare l'esubero. Ora, siccome avevo poco esubero, in realtà stamattina ho rinfrescato. Infatti, questa ricetta ovviamente va bene sia con l'esubero sia con il lievito appena rinfrescato, un po' come tutte. Abbiamo circa 120 grammi di lievito rinfrescato esubero. Se esubero, come sempre, l'esubero va utilizzato subito, nel senso che quando fate il rinfresco del lievito, la parte che avanza, quindi l'esubero, che non andrete a rinfrescare, va utilizzato subito. Soprattutto l'esubero è utile, attivo e reattivo quando il lievito è stato rinfrescato entro l'ultima settimana, anzi in realtà entro gli ultimi 3-4-5 giorni, entro la settimana è ancora quasi utile. Meglio se è un esubero di 3-4-5 giorni massimo, perché andando avanti, maturando, il lievito acquisisce acidità e perde, cioè come dire, i microrganismi si riproducono all'interno del lievito. Rinfrescando non facciamo altro che dargli da mangiare, in sostanza allevarli in modo tale da mantenere appunto una certa popolazione di microrganismi. Quando il lievito è raddoppiato è nel boom demografico, questo mi pare di averlo già detto, quindi è il momento in cui ha più potenza lievitante. Per questo, per fare ad esempio i grandi lievitati, il lievito va rinfrescato 2-3 volte in successione e va usato quando è appena raddoppiato, perché è proprio forte, ha tanti microrganismi che aggrediscono l'impasto per farlo lievitare in maniera efficace. Andando avanti, invece, tutto questo boom demografico piano piano va a scemare, i microrganismi si riducono di numero e l'impasto acquisisce acidità, proprio perché tra i sottoprodotti di questi microrganismi ci sono sia anidride carbonica, ovviamente, che fa raddoppiare il nostro lievito, sia componenti acidi e, vabbè, per farvela breve, andando avanti si va a deteriorare proprio l'impasto del lievito. Quindi, quando arriviamo a una settimana, ma ancora di più se superiamo la settimana, l'esubero diventa poco lievitante, poco efficace e ha un sapore poco gradevole, ecco. Quindi l'esubero è utilizzabile come tale, tenendo conto che non avrà la potenza e l'efficacia di un lievito appena raddoppiato, quando il lievito ha un'anzianità di 3, 4, 5 giorni massimo. Quindi vi suggerisco di non, come dire, se volete usare l'esubero, di non andare oltre, ecco. E soprattutto va usato non appena si rinfresca il lievito, perché altrimenti, come vi dicevo, continua il processo di deterioramento della parte che non rinfrescate. Quindi, se ad esempio voi rinfrescate il quinto giorno, però l'esubero ad esempio è sera, è tardi e lo lasciate in frigo, comunque continua a maturare, quindi è come se lo utilizzaste al sesto giorno, che già è diventato davvero poco gradevole. Quindi nel caso vi consiglio di dargli una minima rinfrescata anche a mezze dosi. Ad esempio, avete 50 grammi di esubero, ci mettete 25 grammi di farina e 10 grammi di acqua, proprio una mezza dose di rinfresco, se è tardi, per portarlo fino alla mattina, ecco, per ridargli un po' una botta di vita, ecco. Allora, tornando a noi, un impasto che faccio molto spesso quando ho l'esubero sono le friselle, per varie ragioni. La prima ragione è che mi piacciono, la seconda ragione è che si conservano davvero tantissimo tempo, perché una volta cotte, se conservate a dovere, le potete conservare, cioè fatte oggi che stiamo al 13 aprile, potete conservare fino a quest'estate, per intenderci, se conservate opportunamente. Allora, abbiamo 120 grammi di lievito esubero o rinfrescato, questo è rinfrescato perché se non avevo poco, 600 grammi di farina. Questa è un po' una ricetta svuota sacchetti e di recupero, quindi ho messo un po' di farina 00, un po' di semola e un po' di farina 0,
circa 400 grammi di acqua che andrò a inserire piano piano per ottenere la consistenza che mi serve, diciamo. Intanto faccio la fontana. Circa 25-30 ml di olio, 2 cucchiaini di sale e il classico cucchiaino, mezzo cucchiaino di miele. Eccolo qui. Ok, ormai sapete benissimo che andiamo a fare la nostra fontana. Andiamo a spezzettare il nostro lievito. Ho visto oggi tantissime creazioni per Pasquetta con il lievito. Mi riempite il cuore, davvero. Spero che sia stata una bellissima Pasquetta con la vostra famiglia in casa, anche noi siamo stati in casa. In realtà questo è un po' un esubero perché avendo rinfrescato stamattina, poi l'ho un po' abbandonato, quindi ha passato in realtà la sua fase ottimale, quindi non è un lievito al top, non è appena raddoppiato, quindi è un po' un esubero. Ok, allora. Andiamo a inserire un po' d'acqua piano piano. Io mi ostino a fare tutto con le mani, lo so. Mi ho fatto vedere mini pimer, la frusta, le forchette, eccetera, ma niente, come dà soddisfazione il sezzarsi le mani. Sezzarsi, termine abruzzese per dire sporcarsi. Ogni tanto mi escono termini nel nostro vernacolo. Ok, sciogliamo il lievito, ma siete esperti. Ecco, le friselle sono, vabbè, ovviamente adesso ho fatto arrabbiare le amicizie del Friuli Venezia Giulia con la pinza, ho fatto arrabbiare le amicizie napoletane con il finto casatiello, adesso mi tocca far arrabbiare le amicizie pugliesi con queste friselle un po' di recupero, però alla fine cioè, mi danno un po' una sensazione di tradizione, ecco, nel senso che presumo che fossero davvero, essendo a lunga veramente conservazione, magari erano comode in passato. Quando non si poteva, tra virgolette, cuocere sempre il pane, ammassare sempre il pane, aveva le friselle, per un po' stava a posto. Almeno per me è così, quando ho le friselle, soprattutto d'estate, che solo all'idea di accendere il fuoco. Ecco, io produco tante friselle effettivamente fine primavera, questo da fine da seconda metà di aprile, maggio, produco un certo numero di friselle, forse. Anche rinfresco un po' più il lievito apposta per creare queste friselle perché poi, tra virgolette, ci vivo di rendita d'estate quando accendere il forno proprio no. Oppure d'estate in genere, se devo cuocere il pane, lo faccio mattina presto, prestissimo. Io sono mattiniera, mi alzo tranquillamente alle 5 e mezza, alle 6 del mattino. Alle 6 ieri mattina mi sono svegliata alle 6:30 anche se era Pasqua. Quindi la mattina d'estate, mattina presto, che ci stanno quei 24 gradi, 23 gradi, che sono niente rispetto ai 27, 28, 29, 30 gradi di ora di pranzo. È un momento perfetto per cuocere il pane. Ok, iniziamo a mettere un po' di farina, se no qua abbiamo fatto un laghetto. Quindi alla fine le friselle sono pratiche. Ovviamente quando le andate, poi domani vi faccio vedere come formarle e come cuocerle, quando le andate a utilizzare, come si suol dire, gonzatele, nel senso che mettetele, bagnatele con un po' d'acqua e poi ci mettete sopra i pomodorini, i cetrioli, basilico, pomodoro, pomodorino e basilico e olio e
extravergine di oliva, il suo proprio. Però sopra ci potete mettere un po' quello che vi pare, però bagnatele prima, altrimenti se vi aspettate che si ammorbidiscano solo con il succo dei pomodori, no, non ce la può fare. Mettiamo anche l'olio. È un po' l'impasto pizza, non cambia molto. Quello che cambia è che stiamo usando l'esubero, perché gli daremo un po' più tempo di lievitazione, comunque non deve fare le bollone come la pizza, ecco. E cambia che non c'è una regola precisa per le farine, nel senso che è un po' davvero svuota dispensa. Quello che avete, quello che trovate, utilizzate senza grosse limitazioni. Vi dicevo, io avevo un po' di sacchetti aperti, smezzati, e li ho svuotati per questa ricetta, ecco. Metto anche un goccino d'acqua, perché do ancora tanta farina da pescare. L'acqua io la aggiungo piano, perché a seconda della farina o della miscela di farine che utilizzate, cambia la capacità di assorbimento dei liquidi, quindi voi tenetevi sempre qualche millilitro in più d'acqua a portata di mano, in modo tale che se serve lo inserite. Ecco, adesso basta, questa la lascio se è proprio necessaria. Ok. Non dobbiamo fare pagnotte, quindi non deve essere chissà che incordatura. È un impasto rapido, un impasto facile, veloce, un impasto senza grosse necessità, senza grossi problemi, ecco. Proprio il classico impasto da esubero, se avete l'impastatrice, proprio buttate tutto dentro l'impastatrice, ci pensa l'impastatrice, lasciate il sale per ultimo magari, però davvero senza easy, un impasto molto easy. Ecco, abbiamo raccolto a palla il nostro bell'impasto. Ok. Io vorrei tirarmi sulla manica, ma mi faccio un disastro di farina e quindi niente, la tengo così. Ok. Oh, andiamo a lavorare un po' il nostro panetto. Alla fine, in realtà, forse qualche altra un'altra goccina d'acqua se la prenderebbe volentieri. Un po' di farina che sta sul piano. Ok, basta. E andiamo a lavorare. Questo è un impasto che potete un po' maltrattare, nel senso stracciarlo senza problemi, ecco. Dopo aver impastato, lo metteremo in una ciotola, così come non servono pieghe, non serve niente. Se volete potete ungere la ciotola con un filo d'olio senza problemi, metterci la farina proprio come ritenete opportuno. Lo faremo raddoppiare a temperatura ambiente oppure in frigo oppure alla lucina del forno,
come volete voi. Io personalmente lo metterò in frigo perché domani è giorno di lavoro, quindi fino a domani sera non posso rimetterci mano. Quindi io personalmente adesso lo metterò in una ciotola, aspetterò un'oretta, mezz'ora a meno, un'oretta, e lo metterò in frigo. Stavo per dimenticarmi il sale. Allarghiamo, mettiamo il sale, magari anche un goccino d'acqua per giusto per farlo un po' amalgamare meglio. Ok, lavoriamo fino a finire di incorporare il sale, altrimenti fa la sacchetta di sale dentro e lieviterà malissimo. Quindi lavoriamo bene altri 2 minuti per incorporare bene il sale. Ve ne rendete conto perché se c'è ancora del sale sentite ancora un po' la sensazione di granelli sotto alla mano. Invece quando il sale è sciolto come si deve non lo sentite più. Importantissimo il sale alle friselle. Io adoro le friselle in estate con i pomodori, vabbè, i nostri pomodori, basilico appena raccolto, il filo d'olio nostro e un formaggio fresco, una mozzarella fresca fresca, un po' di prezzemolo, se non si ha il basilico, oppure prezzemolo e basilico. Io sono un po' una fanatica delle miscele di erbe per cucinare. Avevo anche una fantastica pianta di erba cipollina che però non ho più quando sarà passato questo periodo, ma devo riprocurare. Ok, il sale non lo sento più, mi sembra molto ben amalgamato. Andiamo un altro paio di stracciate per sicurezza. Ok, vabbè, mi sembra abbastanza ok. Mettiamo a lievitare. Adesso lascerò una mezz'oretta abbondante, un'oretta fuori, poi lo metterò in frigo e domani sera finirò le attività di formatura e cottura. Grazie mille, buona serata.